Salve pinguini, oggi vi porto la storia di un americano che si chiama Jared Marsh che si è rotto il cazzo del proprio internet service provider. Prima di riportare la notizia, devo fare un piccolo contesto. Il nostro amico Jared Marsh vive da una parte rurale degli Stati Uniti, nella fattispecie nello stato di Michigan. E come tutte le zone rurali, internet prende il merda. Inoltre, lui è un architetto di rete, ovvero è un tizio che si occupa di progettare reti per computer. Questo lo fa di mestiere. Quindi, come ha coniugato il suo lavoro col fatto che internet a casa gli andava appunto 1,5 megabit al secondo? Per scoprirlo, continuate a guardare questo video. You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi vi porto la notizia del nostro amico americano Jared Marsh. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da non perdervi le altre breaking news che vi porto nel mondo di informatica e della tecnologia. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, qui troverete il mio tag dove porto anticipazioni di video che poi alla fine porto su questo canale e altre robe varie per quanto riguarda la mia vita personale. Prima di passare alla notizia di Jared Marsh, visto che questa è una rubrica di notizie, vorrei brevemente rubare 30 secondi del tempo per chi se lo fosse perso, anche se non credo, riportarvi brevemente la notizia della morte di Piero Angela, grandissimo presentatore e divulgatore scientifico Rai, che ha presentato Super Quark. Detto ciò, riprendiamo con la notizia di oggi e vediamo cosa è successo. Jared, come tutti i clienti di un internet service provider, aveva chiesto al proprio fornitore di servizio telefonico e internet di portare verso casa sua la fibra ottica, però poiché, come dicevo all'apertura del video, lui vive in una zona rurale dello stato di Michigan, l'azienda gli aveva chiesto: ok, noi te lo facciamo, ma devi pagare per il cablaggio $50,000. E Jared ha detto no. Ha detto no perché dice: perché devo pagare una cifra così alta per avere in cambio non tantissimo alla fine? Cioè, mi danno internet che comunque devo pagare. Tra l'altro lui aveva detto in un'intervista che se l'azienda gli avesse detto dacci $10,000, lui avrebbe fatto di sicuro un assegno. Con 50,000 lui ha detto no, però non ha rinunciato al suo sogno. Quindi cosa ha fatto? Ha fondato la sua internet service provider. Con i suoi soldi, anziché dare $50,000 all'azienda che l'aveva chiesto, ne ha spesi un po' di più e fisicamente si è portato la fibra ottica sotto casa. Ma non solo, ha anche condiviso questa cosa con i suoi vicini. E infatti i suoi vicini hanno adesso sottoscritto un account con lui, ovvero con la sua nuova neonata azienda di internet service provider. Questa cosa non è passata inosservata, infatti il governo degli Stati Uniti ha trovato questa cosa una genialata. E infatti, visto che lui aveva già avuto dei buoni risultati sia con se stesso che con i suoi vicini, il governo gli ha dato poco più di $2 milioni per continuare questo progetto, per portare internet fibra ottica ad altre 600 famiglie. Ovviamente ricordiamoci che lui fa questo di lavoro, ovvero progettare reti internet, quindi qualora ognuno di noi avesse in mente di far partire il proprio internet service provider, non è una cosa così semplice. Anche perché, a parte saperne di reti, devi saperne di business. Benissimo pinguini, questa è la notizia di oggi. Spero che questo video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticate di guardare gli altri video che porto su questo canale. In particolare vorrei portare l'attenzione su questi due format, FK Storia e FK Under the Hood. E quindi io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo col prossimo video. Ciao!